Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Raya e l'ultimo drago, l'ultimo classico in casa Disney. Quindi cominciamo subito col video. Sayonara. Partiamo dalla trama. Verremo introdotti in un mondo post-apocalittico in cui gli uomini, a causa dei Drun, sono diventati delle statue di pietra e sono stati salvati, in parte in extremis, dal sacrificio del drago Zizu. Dopodiché vivremo un salto temporale e andremo a finire nella nuova Kumandra, che un tempo era un'unica regione, la regione del Tarallo, poi per chi lo vedrà scoprirà il motivo, che invece in questo momento si trova divisa in 5 regioni. Ogni regione a sua volta ha il nome di una parte di un drago. Abbiamo Cuore, dove puta caso c'è la nostra protagonista, Zanna, dove guarda caso ci sarà l'antagonista o comunque un semi-villain, poi avremo ancora Artiglio, Dorso e Coda. In questo salto temporale conosceremo Raya, che è la nuova principessa Disney e guarda caso è anche la guardiana della sfera drago, ultimo oggetto in cui è contenuto il potere di Zizu. Ma questo si rivela un problema. Perché? Perché alla prima occasione utile, quali l'incontro tra i diversi villaggi che doveva essere un modo per riappacificare tutti, lei decide di mostrare la sfera drago a Namari, che guarda un po' è la villain in questione, o comunque in parte villain, perché sono un po' due villain in questo lungometraggio Disney. Da qui allora succede un casino e beh, la sfera si rompe e si divide in diverse parti, che ovviamente saranno prese ognuna da una delle diverse regioni. Così, dopo una serie di combattimenti, arrivano anche i Drun, che erano quelli che avevano portato praticamente l'umanità all'estinzione, potremmo dire. E succede che si verificherà il sacrificio del papà di Raya per poterla salvare. Quindi ha fatto due danni in un colpo solo in questo preciso momento. E da questo punto in poi vivremo un ulteriore salto temporale. Qui comincia la vera e propria storia. Ritroveremo Raya grandicella e il suo animaletto da compagnia, che è la mascotte, potremmo dire, del film. Anche in questo caso, come ci sono due villain, ci sono anche due mascotte in questo film. È diventato gigante perché questa sorta di insetto armadillo, che prima stava nel palmo della mano di Raya, successivamente diventerà un mezzo di trasporto. Qui comincia la vera avventura, secondo me un po' buttata lì, nel senso che c'è un bellissimo world building per quanto riguarda Raya e l'ultimo drago, ma sembra quasi di vivere un videogioco a livelli. In che senso? È un po' un open space più o meno per quanto riguarda il world building, o almeno così l'avremmo immaginato, ma noi lo vivremo a livelli. Cioè andiamo lì, recuperiamo il primo pezzo della sfera, incontriamo un ostacolo e fatto lo prendiamo e andiamo al secondo, recuperiamo il secondo oggetto della sfera e andiamo avanti, recuperiamo il terzo oggetto della sfera, come se questo non dovesse bastare. Quindi come se questa ripetizione più o meno degli eventi non dovessero bastare, riscopriremo, perché è giusto che dopo 500 anni venga subito risvegliato, il drago Zizu, che è un po' diverso da come ce lo saremmo aspettati, secondo la leggenda, l'epica leggenda che ci è stata annunciata all'inizio, ma sarà molto diverso il drago, a meno che voi non abbiate visto già il trailer e quindi già visto com'era il drago in questione. Devo dire che però è carino, questo è poco ma sicuro, molto carina la nostra Zizu, carina perché sì. E di conseguenza, oltre i vari livelli e quindi il fatto di riuscire a recuperare delle sfere, ci sarà anche un upgrade del nostro drago. Man mano che supereremo il livello, quindi una regione piuttosto che un'altra, il nostro drago Zizu avrà degli upgrade. Alcuni carinissimi, cioè uno anche figo. Infatti lì secondo me hanno un po' flexato la cosa. Il drago Zizu è la seconda mascotte del film perché è molto carina, lei è molto simpatica e quindi piuttosto che vederla come la salvatrice, anche lei spiegherà il motivo di tutto ciò, la vedremo un po' come la seconda mascotte. Secondo me, anzi potremmo quasi dire che la vera mascotte del film in questo caso è proprio il drago Zizu. Uno dei punti positivi per quanto riguarda Raya e l'ultimo drago sono i personaggi. Sono un bel po', devo dire, quindi ci vengono presentati tanti personaggi, ma su nessuno viene posto particolarmente l'attenzione. Quindi avremo nuovi personaggi ad ogni regione, perché questa è un'altra cosa carina, praticamente sarà una sorta di compagnia dell'anello che si allargherà man mano per riuscire a compiere questa missione finale, e si aggiungerà un membro ad ogni regione. Quindi ad ogni regione andremo a prendere un nuovo pezzo della sfera, ad ogni regione ci sarà l'upgrade del drago e ad ogni regione ci sarà un nuovo membro della ciurma, dell'equipaggio. Quindi dopo la prima, alla seconda già ci aspettiamo tutto il resto, alla terza figuratevi, ormai già sappiamo come andranno a finire le cose. La cosa però carina sono gli eventi da più o meno
che ci si presentano. C'è sempre una parte simpatica in ogni regione, mettiamola così. Questa è una cosa che fa scorrere abbastanza velocemente il film. Ma il problema in questione sarà forse proprio la velocità del film, perché non avremo tempo di approfondire niente, come detto prima, e tutto sarà un po' fugace. Quindi la storia finirà abbastanza velocemente, per quanto essa possa essere stata di compagnia, in verità sembra non ci stia lasciando niente in confronto ai messaggi che invece volevano lanciare. Ma a questo ci arriveremo dopo, perché giustamente faremo un po' un focus on su quello che è il messaggio del film. Parliamo della protagonista, perché è giusto parlare anche della protagonista, per quanto riusciremo ad odiarla in un solo film, la nostra protagonista, perché non solo fa la minchiata iniziale, dove appunto, wow, presentiamo subito la sfera drago alla prima ragazza che ci viene in mente, yeah! E già lì è un errore. Ne farà anche un'altra di cavolata successivamente, allora diremo appunto, ma sei proprio scemo o cosa? Cioè, nel senso, caspita, ma questo sarà legato al fatto che lei non ha più fiducia nel prossimo da quando la prima volta si è fidata ciecamente subito di una persona e lì la sua fiducia si è infranta. E qui troviamo un altro messaggio del film. C'è da dire che però a favore del film, quindi di Raya, ci sono le animazioni, perché le animazioni, devo dire, non mi sono dispiaciute per niente. Un'altra cosa che mi ha entusiasmato sono i combattimenti, perché i combattimenti sono resi veramente bene. Grazie al piffero, voglio dire, già l'ambientazione è quella che è, ci stanno facendo capire che è tutto basato un po' sulla parte orientale del mondo, anche questa è un'altra cosa figa, la Disney sta facendo il giro del mondo per coprire un po' le varie culture, e quindi si trova nella zona madre del combattimento. Era impossibile non porre un po' d'attenzione su questo argomento. Altro punto a favore poi è il world building. Come detto prima, c'è un world building secondo me fantastico, quindi le ambientazioni sono fatte veramente bene. Peccato che la velocità con cui le si vive è tale da non farle vivere bene. Molto probabilmente Raya non doveva essere un prodotto per un lungometraggio, ma doveva essere forse un prodotto serializzato, perché in questo caso potevano veramente creare un episodio per ogni regione e quasi quasi creare una serie TV. Non lo so, il primo classico Disney serializzato, una cosa del genere, se la sarebbero potuta vendere così, alla fine ci si può vendere tutto. Se vendi un accesso VIP a 22 euro e mi fai vedere un film, che al momento fortunatamente i due film con l'accesso VIP non li ho visti con l'accesso VIP, perché se Mulan è il primo che ho beccato con l'accesso VIP e l'ho guardato free, e il secondo idem per Raya, a questo punto tutti gli altri accessi VIP mi sa che me li terrò per me. Detto questo però ci tocca passare al messaggio, perché i messaggi sono veramente importanti. Quindi troviamo i pregiudizi, la fiducia nel prossimo e la solidarietà. E a proposito di solidarietà, altra cosa bella è il fatto di voler riunire le diverse regioni che si erano divise per un motivo o per un altro, ma andremo a vedere bene magari qual è stato il motivo vero e proprio. E il fatto che il papà di Raya lo volesse fare semplicemente parlando a tutti quanti gli altri. Partiamo dai pregiudizi. Già quando ci vengono presentate le 5 diverse regioni e a parlarne ne è praticamente Raya, vediamo che lei ha già dato delle etichette alle diverse regioni, quindi già lì c'è una questione di pregiudizio che il papà fortunatamente un po' abbatte, perché dice no, magari basta solo parlare e le persone non sono proprio così come tu le hai presentate. Però la stessa cosa si presenta dall'altra parte, quindi le altre 4 regioni avranno i pregiudizi contro Cuore, che secondo il loro punto di vista è fiorente solo perché ha la sfera drago. Proseguiamo con la fiducia nel prossimo, che come vi ho detto prima è stata smarrita dalla nostra protagonista, perché la prima volta che si fida di una persona succede quel che succede, quindi di conseguenza è ovvio che lei avesse smarrito questa fiducia, che man mano noi cercheremo di ritrovare insieme a lei durante il corso del film. E devo dire che a proposito di fiducia nel prossimo c'è chi ne ha tantissimo, e in questo caso è Sisu, e questa cosa di essere fiduciosa nel prossimo, così che secondo lei un semplice dono potrebbe bastare per semplificare la vita a tutti, quindi dice andiamo là, andiamo un dono e le chiediamo il pezzo della sfera. Quindi lei ha così tanto una fiducia nel prossimo che in questo caso ci fa sorridere, ma che comunque ci mette a pensare, perché delle volte magari noi non abbiamo per nulla fiducia, ma basterebbe veramente un piccolo pensiero per poter invece scoprire qualcosa di molto importante. E finiamo con la solidarietà, perché molto probabilmente non sono stati Drun a dividere o a far dividere Kumandra in 5 diverse regioni, ma è stata la mancanza di solidarietà. Quindi che cosa è successo? Vi cito il filosofo arabo Ibn Khaldun, che
afferma che ciò che causa alla fine di una nazione, un impero, una società non è una sconfitta materiale, ma una sconfitta psicologica. Quindi in questo caso non un nemico esterno, ma la fine dei rapporti interni. Questi temi sono più recenti che mai, basta anche vedere un po' l'introduzione che abbiamo avuto, come se ci fosse stata una pandemia nel mondo. Invece in questo caso Arraya la traveste in maniera molto molto particolare. E perché dico che è molto recente come argomento? Perché sembra che ormai il mondo sia pieno di pregiudizi, si sia un po' persa la fiducia nel prossimo e che veramente anche la solidarietà venga a mancare. Ma non vi parlo della solidarietà sui social, perché lì è facile postare una foto in cui si mette "we are" o "siamo con te" o "tirati su" o qualsiasi altra cosa. La solidarietà è quella che in realtà uno dovrebbe far vivere sempre in sé e quindi non riguarda l'aspetto social, ragazzi. Queste sono due cose leggermente diverse. Ma andiamo alla fine. Tutto è bene quel che finisce bene. E proprio a proposito del finale, devo dire che qui c'è una cosa che mi ha colpito. Perché è vero che c'è il lieto fine, perché il lieto fine ci deve essere, altrimenti che classico Disney è. Ma è il modo in cui si arriva al lieto fine che mi è sinceramente piaciuto. Quindi arriviamo alla conclusione. Raya merita? Ni. Nel senso che lo riguarderei anche un'altra volta volentieri, non troppe volte però nel caso, ma non si è fatto spazio nel mio cuore. Non so, forse ero io ad aspettarmi qualcosa in più dopo tanti anni o semplicemente bisognerà attendere il prossimo classico. Per il momento questo è tutto, ragazzi. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate dicendomi se anche voi avete visto, se non l'avete visto, qualsiasi cosa riguardante Raya e l'ultimo drago e finisco invitandovi come sempre ad iscrivervi al canale. Trovate tutti gli altri link in descrizione per qualsiasi altra cosa, per tutti i miei social e bla 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 bla. Io vi aspetto al prossimo video e come sempre vi saluto dicendo sayonara.